in centinaia in coda questa mattina per ritirare il certificato elettorale a Treviso. La nostra truppa allontanata dai vigili urbani, interviene il segretario dei pensionati della CGIL. Ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri notiziari, li avete appena sentiti i titoli delle principali notizie. Cambiamo argomento, torniamo in città Treviso perché è stata l'ennesima mattinata di fuoco davanti al Duomo, in centinaia in coda per ore per ritirare il proprio certificato elettorale. La nostra troupe spinta fuori dall'edificio dell'ex tribunale a forza dei vigili urbani mentre documentava con il segretario dei pensionati della CGIL quello che stava accadendo. Vediamo. Chiamate, chiamate, ci sono lì che mi denuncia. Questi sono i signori che stanno attendendo. Io credo sia un'ingiustizia questa. Signora, quanto aspetta? Da un'ora. Questa è la situazione del Comune di Treviso. Gente che vuole solo esplicitare il diritto, qui si scoraggia la gente a votare. Ma è giusto che la gente sappia cosa sta facendo? Qui sarebbe solo da fare una cosa: andare tutti via a casa e non andare a votare. Non andare. Non ho l'autorizzazione. L'autorizzazione per cosa? Mi perdoni. L'autorizzazione per cosa? Sono io che gli ho detto che sia. Lei si è preso. L'autorizzazione per cosa? Io sono il segretario. E parte anche i miei iscritti, capisce? Capisce cosa sta succedendo? Chiedo scusa, l'autorizzazione per cosa? Siamo in un ufficio pubblico, chiedo scusa. Sono le 11 all'ufficio elettorale di Piazza Duomo con il segretario dello SPI CGIL Pierluigi Cacco. Stiamo documentando quanto avviene, raccogliendo le testimonianze, la voce dei cittadini che da ore sono in coda per avere il proprio certificato elettorale, che deve obbligatoriamente essere sostituito dopo che i confini dei singoli collegi sono stati ridisegnati. Non tocchi il mio microfono. C'è un diritto di voto, cosa vogliono? Che la gente lo vada a votare? Queste sono la maggioranza di anziani. Voi pensate che i giovani facciano la coda, poi diciamo che i giovani si allontanano non dalla politica, che per carità se lo meriterebbe, ma dà un diritto, capite? È una vergogna. E poi non ci lasciano entrare a sentire cosa dice la gente. Mandano i vigili a mandarci via. Beh, io credo che sia una cosa inaccettabile. Fanno schifo comunque. Comunque fanno schifo. Ho fatto una coda di un'ora abbondante. Entrare nell'ufficio e documentare per intero la coda non è possibile, almeno fino a quando veniamo accompagnati da un altro componente dell'esecutivo comunale. C'è una coda infinita, infatti penso di venire in un altro orario perché è impossibile rimanere qua parecchio tempo, insomma. Sono fuori con la testa, dico, faccio meno di andare a votare a sto punto. Se devo fare la fila per mezz'ora, due ore per un pezzo di carta. Mi fa schifo. Come se che si fa a fare tre ore di qua? Pensa proprio. La rabbia della gente rimane comunque altissima e qualcuno ha addirittura deciso di lasciar perdere. Si la manda a casa, se non si fa a meno di andare a votare. Secondo me si potrebbe fare anche causa al comune, perché dovrebbe mandare a casa le tessere.